Ebbene, rieccoci qui, care teste di calcio. Siamo arrivati proprio al momento clou del mercato. Ultimi 3 giorni. Eravamo rimasti con l'offerta del Genoa per Giovinco, 10 milioni di euro. Intanto abbiamo sondato un po' il terreno per qualche attaccante, tra cui Josie Altidor, Mevlüt Erdink e Luke Castagnos. Inoltre avevamo cercato un esterno per dare un po' di riposo a Widmer e avevamo individuato Danny da Costa dell'Ingolstadt, un giocatore che vi consiglio. Tra l'altro ci togliamo nella trattativa Cassani, che prende sicuramente di più, 1 milione di euro, anche se Cassani vale ancora di più di Danny da Costa. Però ve lo raccomando, Danny da Costa sicuramente crescerà, parte da una base di 67 o 68, non ricordo, quindi segnatevelo se già non lo conoscete. Ora, Erdink sicuramente è la prima scelta per sostituire Giovinco, anche se ha caratteristiche totalmente diverse. Faremo un'offerta in cui coinvolgeremo anche, credo, Belfodil, così tanto l'abbiamo utilizzato solo in 3 occasioni, tra l'altro è andato in gol anche una volta, ma ce lo toglieremo, non ci serve, non lo vogliamo, proviamo con 7 milioni più Belfodil e vediamo che cosa risponderà il giocatore, per cui in secondo piano passa Luke Castagnos perché puntiamo come prima scelta su Erdink. Intanto l'Ingolstadt ha accettato l'offerta, convinti di guadagnarci, ma non sarà così. Sicuramente Da Costa prende meno di Cassani, facciamo un quadriennale con un ruolo importante perché è un giocatore che io intendo utilizzare spesso in futuro, lo utilizzerò. Intanto andiamo a discutere il contratto con Erdink, vediamo come si svilupperà la trattativa, speriamo che andrà a buon fine per sostituire Giovinco, un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, ma a me piace cambiare. Infatti sicuramente leggerò commenti di critica sulla cessione di Giovinco, ma io ragazzi, cioè, mi piace stravolgere, carriere stravolgenti, nel senso è facile, no? Apri 10 carriere su YouTube, tutti e 10 hanno Embolò, Villalba, cioè sempre gli stessi, due versi, due parolacce. E fatta la carriera, 130.000 visual, va bene, non c'è problema. Siccome io non lo faccio per visual, tantomeno per soldi, visto che ho rifiutato anche una partnership da parte di TGN, ve lo dico proprio qui oggi, TGN Canada, e io gioco così, perché devo snaturarmi per YouTube? Assolutamente no. Poi, come qualcuno mi aveva suggerito, sono andato a sondare Belotti, ma vi anticipo che la trattativa è andata male e punto tutto su Fabio Borini che, leggendo tramite ricerche su internet, è il giocatore più scarso a quanto si dice tra gli attaccanti presenti in FIFA 15. Appunto lo voglio prendere perché voglio testare con mano. Intanto Erdink è ufficiale, appunto vi dicevo voglio testare con mano che cosa è. Jerry Mbakogu avevamo chiesto, Diego Rubio dallo Sporting, campionato portoghese in cui vado a pescare ultimamente abbastanza, vediamo un po' Fabio Borini che tra l'altro costa anche un bel po', vediamo di inserirci qualche contropartita. Sono curioso perché veramente è il giocatore più scarso tra gli attaccanti che a quanto leggevo, insomma facendo ricerche, sinceramente l'ho provato credo in FIFA 13 e in effetti segnava mai, non segnava mai però. Proprio per questo, la voglio rendere ancora più difficile questa carriera, quindi lo prendiamo, tanto non partirà a titolare, abbiamo Diamantakos, però un buon ricambio. Poi Borini, se non sbaglio, in gioventù era del Parma, andò all'estero, appunto scippato dalle società inglesi, lo riportiamo a casa, dai, un cavallo di ritorno, vediamo che cosa succederà. Tra l'altro prende anche una bella cifra, però ormai abbiamo deciso, cioè ho deciso, voi non l'avreste mai preso, io sono sicuro. Quindi me la sparo là, provo a prendere Fabio Borini, un attaccante mobile, insomma fa del movimento la sua qualità principale, andiamo a vedere se poi riusciremo a fargliela buttare anche dentro, cosa che è molto difficile, la vera sfida nella sfida è proprio questa. Per cui è ufficiale, da adesso Fabio Borini è un attaccante del Parma e niente, stiamo a vedere che cosa ci sarà. Diamo una sistematina ai numeri di maglia, vediamo una controllatina più che altro, anche perché sembrano tutti messi molto bene. E quindi sembra essere tutto in ordine. Borini il 19, il suo classico 19, no? Non ricordo, mi sembra che anche in passato abbia avuto il 19, da Costa il 4 va benissimo.
E niente, ci attende il Milan nel prossimo turno. Diamo uno sguardo alla classifica prima di affrontare la prossima giornata. Bene, il Milan è in zona di aggancio, quindi speriamo di agganciarlo con molti volti nuovi che avremo in rosa. Andiamo a vedere appunto la nostra rosa, rapporto della squadra. Andiamo a vedere Scuffè che sta crescendo, Rolin che è fermo al palo, però perlomeno ha un più uno nel totale. Ramaglio non cresce, per ora non cresce, nonostante le 20 presenze, così come Landr, sono giocatori che non conoscevo, li ho presi apposta per conoscerli. Eriksen ha una piccola crescita, secondo me l'anno prossimo sarà molto cresciuto. Widmer per niente, a qua dovremmo decidere se riscattarlo o no, ma non credo, nonostante sia un giocatore eccezionale. Diskerud cresce tantissimo invece, guardate De Bock, guardate quanto cresce, quindi ragazzi, se vi serve un terzino sinistro compratelo assolutamente. Borini e Erdink sono arrivati adesso, quindi non credo che ci possa essere crescita. Invece Malman sta crescendo tantissimo, questo sono contento, un giocatore importante, quindi lo andremo a prendere, così come Facundo Cardoso, anche questo ve lo consiglio, non è male. Bednarek, nonostante una sola presenza, comunque sta crescendo. Da Costa, delle doti importanti in velocità. Berisha, che ha segnato anche un gol in Coppa, un gol decisivo. E i Bonanic, che è veramente una freccia sulla fascia. Bente che diciamo un passaggio a vuoto, ma lo faremo maturare nelle serie inferiori, magari in Serie B, dandolo in prestito oppure vendendolo direttamente. E poi Diamantakos, che speriamo rientri dall'infortunio al più presto. Il resto è fuffa. Facciamo un piccolo riepilogo del calciomercato, quindi andiamo con la schermata. Thank you.